Molto spesso quest'Aula è impegnata nella discussione di mozioni. Pensiamo, sbagliando, che il nostro lavoro sia molto meno importante di quello che svolgiamo nel momento in cui esaminiamo un disegno di legge. Questo tipo di approccio ci porta spesso a non avere consapevolezza dell'effettiva importanza delle problematiche che diventano oggetto di una mozione e di quanto sia altresì fondamentale impegnare il Governo ad adottare delle misure e dei provvedimenti concreti per poterle risolvere. Sulle mozioni però non deve cambiare solo l'atteggiamento dei parlamentari, ma anche quello del Governo, visto che quasi sempre l'esecutivo, volente o nolente, non mette poi concretamente in atto gli impegni presi. E mi auguro che oggi queste mie riflessioni vengano sconfessate da successivi atti completi e specifici e non omnibus. I celiaci, sulla base dei dati del 2011, sono nel nostro paese 135.800 e il trend continua a crescere ogni anno del 20%. All'aumento costante di questi dati si affianca l'estrema variabilità dei sintomi e dei segni con cui la malattia celiaca si manifesta, rendendo la sua diagnosi spesso difficile o addirittura tardiva. Nell'ultima relazione al Parlamento sulla malattia celiaca si evince come dalla presa di consapevolezza dei sintomi da parte del paziente all'effettiva diagnosi trascorrano mediamente 6 anni, che per ogni celiaco diagnosticato ce ne sono anche altri 10 non consapevoli di essere affetti e di conseguenza non seguono la terapia dietetica. Al di là comunque delle fondamentali e necessarie disquisizioni mediche e scientifiche che lascio ai colleghi più esperti di me, permettetemi di soffermarmi brevemente su questi aspetti e di fare una riflessione più ampia. La crescente indigeribilità del glutine è ormai un dato di fatto. Numerosi e recentissimi studi scientifici pubblicati evidenziano che i bambini cui viene tolto il glutine hanno enormi miglioramenti su svariate problematiche fisiche, ma anche su altre patologie molto più complesse come l'autismo, che ha conosciuto una netta crescita negli ultimi anni anch'esso, al punto che è consigliata la valutazione per deficienza nutrizionale e malassorbimento gastrointestinale. Per questo e per tutti i bambini con problemi di neurosviluppo è arrivato il momento di prevedere e di affrontare una seria riflessione sulle abitudini alimentari in generale e di riconoscere la priorità che riveste l'alimentazione unitamente alla garanzia di un ambiente sano, condizioni imprescindibili per tutelare la propria salute. Le alterazioni ambientali, anche se in molti casi non ancora probabili, sono la causa di molte malattie. Ciò che invece è ampiamente probabile riguarda il beneficio che si riceve non solo dal vivere in un ambiente sano, ma anche dalla modifica della propria alimentazione, come è già ampiamente provato per i casi di celiachia e di altre malattie tipo la sensibilità chimica multipla. Queste patologie in aumento rendono indispensabile cambiare le abitudini alimentari e incentivare processi produttivi maggiormente sostenibili, perché i danni ambientali e gli errori nell'alimentazione stanno producendo gravissime ed evidenti conseguenze sulla salute di tutti i cittadini. L'aumento dei casi di celiachia non può non spingerci a finanziare importanti studi su un'alimentazione maggiormente biocompatibile con la specie umana, e questo è un passaggio fondamentale che deve essere assolutamente assimilato dall'esecutivo, anche
tenendo conto e tenendo fede dell'impegno preso la scorsa settimana con l'approvazione della nostra mozione, con particolare riferimento alla conversione in ambito agricolo dalla zootecnia alla carpotecnia, anche per garantire una maggiore sostenibilità ambientale e un minore impatto idrico-territoriale. I prodotti carpotecnici, come la farina di platano, avranno degli enormi vantaggi anche economici a causa dei minori costi produttivi e permettono di ricavare una farina di alta qualità nutritiva adatta per i celiaci. E basta riflettere sugli studi del botanico tedesco Alexander von Humboldt, che asserisce che nella stessa superficie di terreno che produce 15 kg di frumento si possono produrre 1800 kg di platani, assicurando un utilizzo fortemente ridotto e più produttivo del suolo. La tutela dei soggetti celiaci, oltre a garantire, bisogna garantire, oltre all'accesso alla diagnosi e all'acquisto di adeguati prodotti controllati per salvaguardarne la loro esigenza, concludo, anche un nuovo approccio con il cibo e una nuova educazione alimentare che prenda avvio dalle scuole e si ispiri ai recenti studi sull'alimentazione alternativa e il fruttarismo sostenibile. Concludo, il governo si è impegnato la scorsa settimana in questa direzione e lasciatemi dire, un esecutivo come quello in carica, che non manca occasione di vantarsi un giorno sì e l'altro pure per le sue capacità di cambiare verso all'Italia, non vedo perché non dovrebbe iniziare a farlo dalla sollecitazione che nasce da queste problematiche. Grazie.